Ripeto, sono argomenti noti, il problema è che certe volte ce ne dimentichiamo e questo purtroppo ha delle conseguenze. Quindi il comportamento meccanico, a mo' di flash, punti salienti, il comportamento meccanico di una costruzione e muratura è dettato da due fattori. Questi due fattori sono uno, la qualità muraria, punto. Perché l'altro elemento che è i collegamenti, sì, è un tema sicuramente importante, ma se manca quel primo punto, cioè una qualità muraria sufficiente da garantire un comportamento meccanico a questi elementi, anche i collegamenti diventano del tutto inefficaci. Ecco che quella slide che ha fatto vedere prima il collega l'ingegner Pugi, ripercorre proprio questa scaletta di importanza. Prima di tutto, domandarsi se quella costruzione ha una tipologia muraria, è realizzata una tipologia muraria capace di poter fornire, dare un comportamento di tipo strutturale all'insieme. Altrimenti, i passi successivi, quelli che normalmente si fanno se una costruzione è realizzata bene, cioè l'analisi dei cinematismi e l'analisi globale, non hanno assolutamente senso. Per dare gambe a quella cosa che ripetutamente Massimo Mariani ha ripetuto, cioè il fatto della disgregazione, io faccio vedere ormai da tanto tempo questo filmato che dice qual è il meccanismo zero, quello che io chiamo il meccanismo zero, cioè la disgregazione, il fatto che in presenza di un'azione ciclica, quindi movimenti del terreno che tendono a sollecitare questa costruzione in modo alternato, questo che succede, lo faccio vedere a Massimo Mariani, ma certamente l'avrà visto, succede che non si riconosce alcun cinematismo, ma semplicemente si ha la disgregazione, l'implosione della fabbrica muraria su se stessa, e questo è quello che è successo in tutti i terremoti passati, è quello che è successo purtroppo anche nei terremoti del 2016 e con i disastri, i lutti che ci sono stati. E l'abbiamo vista, queste immagini si ripetono. Qual è il meccanismo di collasso del quale persone si stanno interessando per questi centri che sono stati colpiti dal sisma del 24 agosto e successivo? È la disgregazione ed è quel fenomeno che abbiamo visto esemplificato in quel video. È disgregazione che ha interessato anche gli edifici dell'Emilia, laddove si sono dimenticati di rispettare la regola dell'arte che dice di mettere in modo alternato gli elementi di testa e di fascia e non di realizzare muri semplicemente accostando fra di loro due muri, diciamo così, ad una testa singola. La disgregazione è la conseguenza. Qualche anno fa, ormai più di una decina d'anni fa, ho proposto insieme all'ingegnere De Maria, che è stato mio tesista prima e poi un funzionario, adesso è funzionario del Servizio Sismico della Regione Umbria, il genio civile per intendersi, abbiamo proposto questo metodo che si chiama l'indice di qualità muraria. È un metodo molto semplice, è basato semplicemente sull'esame visivo della muratura, e attraverso questo metodo si arriva a valutare dal punto di vista qualitativo, ma anche semi-quantitativo, una certa tipologia muraria, in maniera tale da poter così stimare quelle che possono essere le sue caratteristiche meccaniche anche, quindi la resistenza e le deformabilità. Non mi soffermo su questo argomento, trovate sulla rete il metodo descritto con una serie di esempi anche dal punto di vista così delle tipologie murarie ricorrenti. Vi faccio vedere solamente un'immagine che è un po' la validazione di questa metodologia, che è la correlazione fra questo indice di qualità muraria e la resistenza a taglio, la tau zero, valore medio, per quelle murature. Qui ci sono le murature comprese nella circolare del 2009, quindi le murature di riferimento, e ci sono anche tutta una serie di murature che abbiamo testato noi ed altri ricercatori in Italia attraverso prove di compressione diagonale, quindi prove su murature vere, reali e quindi valori assolutamente
assolutamente diciamo importanti per poter stimare la bontà di questa metodologia. Un'osservazione sintetica basata sul sisma del 2016, ma soprattutto una considerazione che uso per confutare quella che può essere un'idea che in certi casi è stata fatta passare, in particolare sui media, sul fatto che quando avvengono quei terremoti non c'è nulla da fare, è un castigo divino, bisogna accettarlo, punto e basta. Non è assolutamente così. Noi in Italia siamo caratterizzati, o meglio le faglie che abbiamo noi in Italia sono caratterizzate dal fatto di avere una dimensione, una lunghezza tutto sommato che non è quella di altri paesi come il Cile, la Cina o il Giappone, per cui i nostri terremoti sono terremoti comunque rilevanti, importanti, ma normalmente in linea diciamo di statisticamente rilevante, i nostri eventi sono di magnitudo assai inferiore rispetto a quelli appunto che avvengono negli altri paesi. Se andiamo a confrontare l'energia liberata in questi terremoti, lasciando perdere quello che ha interessato il Cile nel 1960, che chiaramente è una cosa fuori di ogni misura, se andiamo a prendere cose un pochino più vicine, ci si rende conto che gli eventi che hanno, ucciso 300 persone in quei pochi secondi della notte del 24 agosto, sono eventi che se confrontati a eventi come questo, un 7.7 il giorno di Natale del 2016 in Cile, che non ha avuto vittime, ha avuto qualche danno, ecco, l'evento diciamo in questione, quello del 24 agosto, ha una magnitudo che è una frazione. E allora la domanda, come mai queste differenze dal punto di vista degli effetti? La risposta è molto semplice, perché purtroppo il nostro costruito è in percentuale molto rilevante un costruito estremamente fragile, estremamente vulnerabile. Per cui quando avvengono questi terremoti, anche pur non avendo quella intensità, quella energia liberata così importante, producono effetti che sono molto superiori. Anche quello del 6.5 del 30 di ottobre, tutto sommato, se lo confrontiamo appunto con quelli che interessano le altre zone del nostro pianeta, è una magnitudo tutto sommato non così rilevante. Il fatto che sia non così rilevante è anche desumibile immediatamente dal fatto che, se andiamo a vedere gli effetti di questi sismi su edifici fatti bene o rinforzati bene, ci si accorge che sono effetti tutto sommato modesti. Per carità, danni li fanno, ci costano lo stesso perché dobbiamo ripristinare danni, rinforzare tutto quello che uno vuole, ma crolli veri e propri negli edifici fatti bene o rinforzati bene non ci sono stati, e abbiamo una prova evidente, chiarissima, che è rappresentata dal centro storico di Norcia, che era stato rinforzato dopo gli eventi del 79, e lì gli unici crolli che ci sono state le chiese e gli edifici, quei pochi edifici che non erano mai stati rinforzati. Il resto ha subito qualche danno, ma nessun crollo. Il confronto oggi con una foto aerea, sia tra Amatrice e Norcia, parla da solo. Ecco, la distruzione che c'è stata in un caso e il fatto che a Norcia i teli che vedete sono messi solamente sulle chiese che sono crollate, la dice lunga. Un'altra piccola annotazione: il fatto che il 24 agosto siano morte così tante persone è legato purtroppo all'ignoranza della pericolosità di quel territorio, ignoranza colpevole da parte così dell'amministrazione, del mondo diciamo così professionale, che se vogliamo in quei luoghi non è intervenuto sapendo che la sismicità di quelle zone era ampiamente nota, ampiamente conosciuta, e quindi andava fatta quella che era una politica di prevenzione. Non si dovevano costruire le cose in quella maniera come sono state realizzate. Queste costruzioni
dove purtroppo sono morte tutte quelle persone, sono edifici crollati per povertà, povertà dal punto di vista progettuale prima di tutto, dal punto di vista dei materiali, ma soprattutto la mancanza di una qualsiasi attenzione nei confronti del problema sismico. Queste sono costruzioni che andavano bene in Sardegna, tanto per intendersi, dove tutto sommato, vabbè, il vento, ma insomma, problemi di azioni cicliche non ci sono. E qui non andavano costruiti gli edifici in questa maniera, qui non ha assolutamente colpa quella trasformazione di solai orizzontamente che è stata fatta in altre zone, mi viene in mente Onna vicino all'Aquila, tanto per citarne una. E qui solai in cemento armato e coperture in cemento armato ce ne sono, ma ce ne sono abbastanza poche. Questi edifici che vedete sono sono moltissimi con solai e coperture lignee. Quando non c'è quella qualità muraria, i collegamenti non hanno senso, non funzionano. Qui siamo a Norcia, dove per collegare il cordolo, questo cordolo del solaio sovrastante alla muratura sottostante, sono stati usati questi perfori, ma non hanno nessuna possibilità di funzionare, la muratura gli si disgrega intorno e tutto finisce a terra. Questo, che sia un cordolo sommitale o che sia un cordolo intermedio, la fine è sempre la stessa. L'unica cosa che può restare attaccata con questi perfori iniettati e può essere un elemento, ecco, tutto il resto della muratura se ne va via. Un solaio può essere leggero finché vi pare, ma nel momento in cui si pensa di poterlo collegare semplicemente con delle barre, peraltro nemmeno iniettate, non si è capito qual è il problema, cioè la muratura si disgrega, se ne va, e soprattutto la mancanza di collegamenti quando si appoggiano queste travi, queste putrelle metalliche sui muri di perimetro, e lì, santo Dio, se si spera che quei pochi centimetri siano sufficienti a garantire il comportamento, uniforme delle pareti che sono opposte fra di loro, è una speranza vana. Quelle pareti si muovono in modo asincrono e quindi quelle travi si sfilano e crolla tutto sulle persone che stanno sotto. Il problema della qualità muraria è un problema che abbiamo avvertito, importantissimo, anche in seno al Comitato Tecnico Scientifico, e quindi nella ordinanza che ha riguardato la riparazione dei danni lievi c'è una particolare attenzione nei confronti di questo tema, e c'è l'indicazione, il suggerimento: se vi trovate in presenza di queste situazioni di muratura che si disgrega, fate qualcosa per tenere insieme questi elementi che altrimenti se ne andranno via. Ho una cosa che non ho detto: nell'indice di qualità muraria c'è detto, ripeto, l'indice di qualità muraria nasce nel 2016-2017, qualcosa del genere, c'è l'indicazione di quando la muratura si disgrega, o meglio, quando si può stimare possibile una disgregazione, quando un certo indice, quello che riguarda il comportamento fuori del piano, è inferiore ad un certo numero, 4 tanto per dire, per dare un numero. Quindi ci sono queste indicazioni, ma non è che per 4 o meno siamo sicuri si disgrega, per 4 o meno c'è da porre particolare attenzione. Quando una muratura è buona, si può sperare che in presenza di questi eventi, perlomeno di questa intensità, non ci sia disgregazione, e allora vanno benissimo quei metodi che oggi utilizziamo, l'analisi dei cinematismi, l'analisi complessiva, eccetera, eccetera. Per i beni culturali, qui che cosa dire? Volendo essere estremamente sintetici, è che non si doveva intervenire così, punto. E quindi tutto quello che è stato fatto negli anni passati per fare quegli interventi di, chiamiamoli come sono stati chiamati, restauro conservativo o di miglioramento sismico dei beni culturali, hanno questo come risultato, dopo cifre spese sicuramente non irrilevanti.
fra l'altro queste chiese, è singolare anche questo fatto, se andate a vedere i documenti storici, sono crollate esattamente nel 1859 a Norcia, sono crollate esattamente in questa maniera, sono state ricostruite e sono ricrollate, adesso verranno ricostruite e tra qualche anno ricrolleranno, perché il problema di fondo è quello che se uno le ricostruisce come era e dov'era e non si rende conto che quei problemi di natura strutturale hanno da essere affrontati con collegamenti, costolature, eliminazione di queste snellezze, eccetera. Se non se ne rende conto, significa semplicemente che non lo vuole fare, perché non sono, diciamo, siamo tutti persone adulte capaci di intendere e di volere, quindi è solo un problema di scelte. Sono scelte che costano in termini economici, perché tutte queste cose ci costeranno milioni e milioni di euro, dopo esserci costati già milioni e milioni di euro, ma soprattutto quello che si dovrebbe tenere conto è che ci costano in termini di vite umane, perché è andata bene dopo l'80, dove morirono delle persone dentro le chiese, è andata bene fino ad oggi, ma la chiesa di San Domenico all'Aquila nel 1703 era piena di persone che pregavano, perché c'erano le scosse sismiche in quei giorni, erano 800 persone in quella chiesa e sono morte tutte. Allora, sì, oggi come oggi non è che tutti vanno nelle chiese a pregare perché non venga un nuovo sisma, però sicuramente un mese come questo, quello di maggio, dove ci sono matrimoni, comunioni, cresime, eccetera, eccetera, ecco, vi farò vedere un esempio dove è andata veramente, diciamo, ad un pelo, e questo è quello che resta di queste chiese a Norcia. Perché si sono avuti questi crolli? Colpa degli interventi incongrui fatti negli anni passati, dei cordoloni in cemento armato, delle coperture pesanti? Sono tutte bufale dette semplicemente per coprire le carenze vere, cioè la mancanza degli interventi. Dove sono i cordoloni in queste chiese? Forse la chiesa di Santa Maria Argentea. Tutto da vedere se poi è stata quella la causa del crollo o meno, ma nelle altre proprio non ci sono. Dove sono le coperture pesanti? Non ci sono. Mentre invece qui mancavano i collegamenti fra le pareti perimetrali e la facciata. E perché mancavano questi collegamenti? Bisognerebbe domandarselo, ma insomma la risposta è abbastanza facile, perché le facciate non si possono forare, non si può passare catene, eccetera, eccetera. E questo è il risultato. Questo è il risultato che è ripetuto n volte, con perdite di beni artistici e storici immensi, perdite immense. Queste sono delle chiesine di Campi di Norcia, che erano veramente un patrimonio artistico fantastico, che sono ridotte a zero. Adesso conserveremo le macerie. Lì tutti intenti a andare a dire, beh, ora troveremo un pezzettino, questo lo mettiamo insieme a quell'altro, eccetera, eccetera. E la conservazione dovrebbe avere un significato diverso, non la conservazione di questi frammenti. Anche qui dice, ma c'era una copertura, c'era una cappa sulle volte, che era una cosa pazzesca. Sì, era pazzesca, nel senso che è uno spessore di 4 centimetri. Di che stiamo parlando? C'erano dei cordoloni, che era una cosa dove non ci sono proprio, capito? Qui il problema di questa chiesa in particolare è che mancava una catena. E perché non era stata messa questa catena? Perché interrompe la fruibilità dello spazio, eccetera, eccetera. Ecco, bisogna forare quella parete dove c'è l'intonaco, che è un intonaco del 400, eccetera, eccetera. E così vanno le cose. E bisogna dirlo, io perlomeno lo dico e continuerò a dirlo finché ci ho fiato, il problema è questo totem della conservazione. Conservazione malintesa, perché se siamo in zona sismica, conservazione significa prima di tutto, esaminare problemi strutturali e cautelarsi, perché prima o poi un terremoto arriva. E allora quando arriva quel terremoto, bisogna capire, mi interessa questa chiesa del 1300, del 1400 con affreschi stupendi, mi interessa, ci metto una catena, che è un intervento che stravolge poi più di tanto. Ripeto, bastava una catena, ci ho scritto 2 o 3 articoli, li trovate tranquillamente in rete. Questo è quello che mi ha scritto privatamente, per cui non posso dire il nome, casomai.
ormai dirò solamente il cognome, un professore di restauro, anzi il professore di restauro in Italia, che mi ha detto sì, effettivamente la colpa è un malinteso, malintesa applicazione di quei principi del restauro e soprattutto una non comprensione di quelle che sono le priorità. Per quegli affreschi, prima di andare a fare gli interventi di restauro dell'affresco, bisognava preoccuparsi dell'integrità di quella parete, perché è inutile, come infatti è successo. Così è, e così è andata. E soprattutto ci costa, cioè nel senso che se vogliamo andare a vedere quelli che sono i danni provocati negli eventi passati dai sismi, e allora ci si accorge che non so cosa è successo, è andato via, ha preso paura della cifra, ecco. Ci si accorge che ad esempio per fronte di quelle 540 chiese che sono crollate in Emilia nel 2012, ripeto la cifra 540 crollate o gravemente danneggiate, ecco, quanto ci sono costate, quanto ci costeranno? Queste cifre sono cifre importanti, se si ricostruiscono perché ricrollino un'altra volta? Insomma, spendiamo due volte e poi soprattutto sperando che la prossima volta le persone dentro non ci siano come è andata questa faccenda. E anche in Umbria, e le cose sono andate male anche qui, nel senso che le cifre che sono state spese per la ricostruzione post-sisma 97-98 sono cifre importanti, e quelle chiese, molte di quelle chiese su cui erano stati fatti questi interventi sono crollate del tutto. Quindi la logica, il buon senso direbbe vogliamo ragionarne un attimo, invece in questo momento mi sembra che sia ripartita la macchina della ricostruzione di questi beni culturali senza alcuna critica, autocritica. La cosa mi ricorda un po' qualche personaggio politico fiorentino, vabbè, comunque lasciamo perdere. Quanto ci costerà adesso la ricostruzione del centro Italia? Ma avete un'idea di quante siano le chiese crollate? Ma avete un'idea? Ma è una cosa pazzesca. Domanda, punto interrogativo, si dovranno ricostruire tutte? Ma probabilmente no. In Italia abbiamo 65.000 chiese, ed è un problema grosso, perché è una tipologia costruttiva estremamente vulnerabile, proprio perché nel DNA c'ha delle problematiche. Cosa si doveva fare? L'esempio positivo è quello di Norcia, dove questa tecnica, che negli anni Ottanta era declinata con materiali sicuramente non conservativi, l'intonaco armato vecchia maniera, quindi la rete elettrosaldata e la malta cementizia, però qui ha dimostrato che dopo otto eventi di magnitudo superiore a 5, con tre eventi, 26 di ottobre, 30 di ottobre, con i epicentri lì vicini, con magnitudo 5,6, 5,9, 6,5, quindi con eventi molto rilevanti, ecco, se andate a vedere il centro storico di Norcia, lo trovate così, come se nulla fosse successo. Poi entrate dentro, trovate dei danni, sì, ma dal punto di vista dei crolli sono a zero. Crolli, cos'è crollato? Sono crollate le chiese. Questo edificio è in piazza Garibaldi, e in piazza Garibaldi, e questo edificio è classificato A, non ha danni, ma non è il solo in quella piazza, ora vi faccio vedere gli altri. In quella piazza ci sono quelle due chiese, Chiesa della Misericordia e Chiesa di San Francesco, completamente crollate, devastate. E ci sono questi edifici in muratura che si affacciano su quella piazza, che sono integri. Alcuni sono danneggiati, ma non hanno crolli. Abbiamo fatto uno studio approfondito per mesi e mesi, siamo stati lì, abbiamo preso i progetti depositati negli anni Ottanta degli interventi di consolidamento di questi edifici, li abbiamo esaminati. Gli interventi erano questi, le iniezioni con boiacca di cemento e l'applicazione di intonaco armato. Sostituzione di solai e coperture in maniera sistematica, gli esistenti con solai e coperture in latero cemento, pesanti, invasivi, sì, però avendo rinforzato le murature verticali la cosa ha funzionato e gli edifici
hanno resistito in maniera, diciamo, più che positiva, stato limite di salvaguardia della vita completamente rispettato. Se si va a vedere gli edifici, unici edifici sono crollati, sono le chiese, sono crollate tutte, due sono rimaste in piedi ma gravemente danneggiate, e quei pochi edifici ordinari che non erano mai stati rinforzati. E quelli, eccoli qui, murature, quelle lì, coperture anche leggere in certi casi, e in certi casi anche, diciamo così, per aggravare la situazione, abbiamo sostituito le coperture e basta, e chiaramente quelli sono stati completamente, diciamo, devastati. Che dire, una cosa all'ingegner Pugi e anche all'ingegner Mariani, che insomma si ragiona certe volte di problematiche di disgregazione, quando ha senso andare a fare queste valutazioni con le analisi pushover o analisi dei cinematismi oppure no. Ecco, stiamo esaminando una serie di edifici del centro storico di Norcia, per i quali abbiamo tutto, abbiamo i progetti e gli interventi, quindi li conosciamo, e abbiamo fatto le analisi pushover, fra l'altro con software, il PCM, di questi edifici, per capire, ma se ci avessero chiamato nel mese di giugno del 2016, ci avessero chiesto ma come stanno questi edifici, ecco, come li avremmo valutati? Ecco, stiamo trovando una discreta correlazione fra questi indici, rapporto capacità su domanda, per questi edifici che hanno danni lievi o medio gravi. Stiamo trovando questa correlazione, però con questo fatto che in realtà quando si arriva a 0,5-0,6 l'edificio, questi numeri corrispondono a edifici che hanno pochissimi danni, quasi nulla, quasi zero. Ecco, per avere danni veri e propri bisogna stare su valori di 0,30-0,40. Ecco, questi qui, stiamo trovando questa correlazione. Quindi, che dire, questi valori che si trovano mediante queste analisi vanno sempre un po' interpretati. O ricordiamoci, questi valori, per dire 0,06, sono valori che fanno riferimento allo stato limite di salvaguardia della vita. Quindi se avessimo dovuto fare una verifica sismica di questi edifici, magari quello con 0,3-0,4 saremmo andati lì, non dico a puntellare, ma quasi, nel senso di, beh, insomma, 0,3-0,4 per la salvaguardia della vita, che significa, diciamo, vicino al crollo, è una cosa importante, no? E invece questi edifici hanno qualche danno, quindi stiamo parlando dello stato limite di danno, che è tutt'altra cosa, no? Quindi forse va un po' tarato in maniera, va interpretato questo numero in maniera anche, diciamo così, più aderente alla realtà. Edifici nuovi o recenti, edifici realizzati in blocchi, o il laterizio in generale. Dentro Norcia ce n'erano tre, si sono comportati benissimo. Questo è quell'edificio che vi ha fatto vedere prima il collega della Wienerberger, muratura rettificata, sì, un piano, vabbè, ti piace vincere facile, va bene. Però siamo vicino a tutta una serie di edifici che sono crollati. E questo è un edificio a blocchi, vicinissimo all'epicentro del 30 di ottobre, qualche danno ma pochissima roba. E questo è un edificio a San Pellegrino, vicino a Norcia, un edificio anche questo in blocchi di laterizio, tutto intorno una devastazione totale, perché a San Pellegrino non sono intervenuti come nel centro di Norcia e hanno fatto interventi parziali, per esempio l'intonaco armato ma solo su un lato, e quindi insomma il risultato non è stato così positivo come a Norcia. Questo è un edificio in muratura, non è crollato, ha qualche lesione, la si vede dall'esterno, ma non è crollato. E che dire, siamo andati a fare anche qui l'analisi pushover, che avevamo reperito il progetto anche di questo edificio. Sono blocchi spessore 45 al primo piano terra, 30 i piani superiori. Abbiamo fatto l'analisi e ci viene 0
0,50, qualcosa del genere, ecco, 0,45. È un edificio che è rimasto in piedi. Problema dell'azione verticale. Il problema dell'azione verticale c'è indubbiamente, bisogna tenerne conto. Come? Non lo so, la normativa non ne tiene conto. Vabbè, però siccome guardando l'esperienza, quello che è successo, anche qui siamo vicino a Norcia, siamo a Pepoli, questi edifici realizzati con blocchi in laterizio non sono crollati, chiaramente, non si è fatto male neanche il canarino di casa, e però hanno queste lesioni che non so se vedete, sì, qui forse si vede chiaramente, hanno queste lesioni orizzontali che sono a tutto spessore. In certi istanti un piano di questo edificio non ce l'ha fatta a seguire il movimento del piano sottostante, per cui la sollecitazione di trazione verticale in tutto quello strato è stata superata la resistenza. E questo è un problema, e questo è un problema sicuramente, questo è un problema di cui in una zona sismica come può essere quella la Val Nerina, nella ricostruzione è un problema di cui si dovrà tenere conto, cioè la malta cementizia, pur avendo una buona resistenza a trazione, non ce la fa a sopportare questi eventi. Prima Massimo Mariani vi ha fatto vedere degli esempi, io ci metto sopra un carico, siamo sempre in quella zona, siamo a San Pellegrino, la dislocazione che si ha fra un piano e l'altro assume dimensioni veramente importanti e questo sta chiarissimamente a dimostrare questa compresenza di azione verticale e azione orizzontale che porta a movimenti di una parte della costruzione rispetto alla parte sottostante. Poi c'è anche un problema di progetto, questo diciamocelo, insomma, ecco, qui non è solo un problema di azione verticale. Alcuni edifici, almeno da quello che possiamo vedere adesso, stiamo riprendendo anche in questi casi i progetti, alcuni edifici hanno qualche problematica. Io non so quanto tempo mi resta, sicuramente poco. Sei sulla mezz'oretta. Ancora 10 5 minuti. minuti, 6, 10 minuti. Dicevo, questo ho sbagliato la diapositiva. No, questa diapositiva la faccio vedere perché in certi casi mi sono accorto, facendo molti di questi incontri con i colleghi di varie regioni, in certi casi mi sono accorto che forse non c'è una piena e completa consapevolezza di taluni problemi. Parlo di responsabilità, poi ci veniamo. E in particolare faccio riferimento alla normativa vigente, d'altra parte insomma le NTC sono uscite da poco, stiamo aspettando ancora la circolare, quindi siamo caldi, ancora siamo caldi, quindi forse è anche un momento che può essere il momento buono per parlare di certi aspetti. Il problema verifiche della sicurezza, 8.3 delle vecchie NTC ma anche delle nuove NTC. È cambiato qualcosa, ma non tanto nelle nuove norme. Si dice però esplicitamente, guardate, la verifica della sicurezza è un procedimento quantitativo, cioè vale a dire mi dovete dare il numero. Sì, li davamo anche prima, però ora non si scappa, cioè vale a dire mi devi dire, valutazione della sicurezza, sì, è sicura, sì, ma quanto vale il rapporto fra capacità e domanda? Quello che si chiama lo ZE adesso. Quanto vale il rapporto fra sovraccarico accidentale sopportabile dal tuo edificio e sovraccarico accidentale che dovrebbe sopportare se l'edificio fosse nuovo? Questi due numeri me li devi dire. Fra l'altro, se il secondo numero è meno di 1, devi intervenire subito perché per i carichi verticali non è ammessa alcuna deroga. Se quel numero ti viene meno di 1, tu devi intervenire. Bene. E questo è, diciamo, tutto sommato in linea con le cose vecchie. La cosa sulla quale vi volevo far brevemente pensare è un po' una situazione per certi versi un po' kafkiana, assurda, non so come che termine usare, di una differenza come se fossero due mondi completamente, due universi diversi. Paralleli che non si conoscono, non interagiscono, fra il mondo ordinario, che è quello degli edifici ordinari, fra cui anche la scuola,
nella frazione di Ribolla, che è la frazione del comune di Roccastrada, provincia di Grosseto, scuola sequestrata in quanto non arrivava ad 1, quel coefficiente, ma arrivava a 0,985. Scuola sequestrata, sindaco inquisito, penalmente inquisito, insieme al tecnico comunale. Non c'è stato nessun crollo, nessun danno, nessun sisma, niente di niente. Semplicemente alcuni genitori hanno letto la relazione che aveva fatto un tecnico, dove lì c'era scritto 0985, e hanno detto non è sicura. E il pubblico ministero ha inquisito, e è stato rinviato a giudizio, il sindaco, eccetera, eccetera, e sono ancora lì, è arrivato in Cassazione penale. Cassazione penale ha detto sì, anche una piccolissima carenza in termini di sicurezza è violazione di una norma. Ho scritto, leggerete sul prossimo numero del giornale dell'ingegnere, ho dato delle risposte a Patrizia Ricci qui davanti su questo tema, e a giugno uscirà poi anche un articolo su Ingenio, sul caso di questa scuola. Però quello che qui mi preme sottolineare è l'enorme differenza fra l'attenzione che viene posta sugli edifici ordinari, come possono essere scuole, dove, diciamocelo, a questo punto nessuno sa più cosa fare e come fare, perché nessuno l'ha mai detto che dovesse essere uno. Gli edifici esistenti, quel rapporto, non c'è scritto da nessuna parte che deve essere superiore ad un qualcosa. Adesso nelle nuove NTC c'è scritto che se uno fa un intervento di miglioramento bisogna aggiungere lo 0,6, ma prima non c'era scritto assolutamente nulla. Allora tutti i responsabili di queste scuole si stanno domandando, ma visto che normalmente le scuole in Italia stanno su 0,3-0,4, che dobbiamo fare? Le dobbiamo chiudere? Si rischia di essere tutti inquisiti, e quindi è un momento di caos totale, insomma, ecco, non solo su questo. Peraltro questa scuola in una zona 3, quindi sismicamente non poi così importante, così rilevante. Dicevo, la perplessità, chiamiamola eufemisticamente così, la perplessità è come mai c'è tutta questa attenzione nei confronti dell'ordinario, e quando c'è semplicemente l'etichetta edificio tutelato, tutta questa attenzione nei confronti della sicurezza sparisce completamente. Per cui se una scuola sta in un edificio ordinario, tutti i fucili puntati. Se una scuola sta in un edificio tutelato, vincolato, non rientra neanche nella fattispecie di questa sull'intervento di miglioramento, quando si dice che per gli interventi di miglioramento, per le costruzioni di classe 3 ad uso scolastico, bisogna aggiungere lo 0,6, perché prima di quella frase c'è a meno di specifiche situazioni riguardanti i beni culturali, il che vuol dire per tutti i beni culturali. Tutti i beni culturali hanno specifiche situazioni, no? Se no non sarebbero beni culturali. Quindi c'è questa situazione un po' particolare. Io che vi devo dire? Niente, morti ce ne sono stati, e speriamo che non ricapiti. Il Duomo di Mirandola, il 20 di maggio del 2012, è crollato, la copertura è crollata e ha fatto crollare le volte, e quindi tutto l'interno della chiesa, tutte le navate sono state schiacciate. Per fortuna questo è successo il 20 di maggio, che era una domenica, ma è successo alle 4 del mattino. Ecco, per ora la fortuna tiene, ma fino a quando e cosa deve succedere perché le persone si domandino? Ma la sicurezza in questi casi non vale? E vabbè, così è, così vanno le cose. E vi ricordo semplicemente che voi professionisti, quando vi chiamano a fare gli interventi di miglioramento nelle chiese, ma nei beni culturali in generale, non pensiate che il fatto che sono beni culturali
vi ponga al riparo da qualunque conseguenza. Io vi ricordo semplicemente la sentenza della, ve la faccio vedere qui, eccola qui, la sentenza della Cassazione su uno dei crolli dell'Aquila, era il convitto nazionale, bene vincolato, morti quattro ragazzi, dove dice: guarda, tu proprietario, tu gestore, tu tecnico che hai fatto l'intervento, o che in questo caso era non c'era l'intervento, era il gestore, basta, tu non hai soldi per intervenire? A me non mi importa nulla. Questo è un bene vincolato, tutelato? A me non me ne importa nulla. Io ti dico semplicemente, l'edificio o è sicuro o non è sicuro. E tu mi dici, se è sicuro me lo tieni aperto, se non è sicuro e lo chiudi. Non lo rendi disponibile, ne limiti l'utilizzo. Ma se lo lasci aperto e lo usi, ti prendi la responsabilità. Il fatto di non avere soldi per fare l'intervento, il fatto di avere pochi soldi per fare l'intervento, il fatto che sia un edificio vincolato, che non puoi fare interventi invasivi, non me ne importa assolutamente nulla. Queste sono sentenze della Cassazione, quindi fanno giurisprudenza, non è una, sono tante. E quindi nel momento in cui voi, siccome siete obbligati a fare la verifica della sicurezza a valle dell'intervento di miglioramento, è obbligatoria, lì dichiarate che la costruzione è utilizzabile, ecco, in quel momento vi prendete tutte le responsabilità per tutto quello che può accadere. Non sperate di avere conforto dal fatto che sia un bene vincolato. E ritorno all'immagine della persona, diciamo così, che non si rendeva conto della situazione. Ecco. Cerchiamo di renderci conto che è giusto prendersi delle responsabilità, ma è giusto che tutti si prendano delle responsabilità. Antonio, grazie. Proviamo a vedere se c'è qualche domanda da tutti. L'area colpita
indicazioni. Grazie, ti chiedo scusa del tempo. La risposta di là, perché la risposta la facciamo di qui. Qualcuno vuole rispondere? Intanto non è la comunità scientifica purtroppo che stabilisce il lessico e le terminologie. Molte volte provengono, adesso questo per esperienza, ricordo benissimo, provengono dal momento dell'emotività e dal momento della rappresentazione anche, se vogliamo, attraverso i media, di quelle che sono poi le cose che avvengono. Io ho sempre contestato il concetto di cratere, perché il cratere è assolutamente improprio, perché è l'individuazione della bocca del vulcano e basta. Qui di vulcanico non c'è nulla, perché sono effetti totalmente diversi. Se poi volessimo parlare di Ischia, forse ce la faremmo, perché è la bocca di un vulcano Ischia, oppure di bradisismi con polle di magma vicine, ma insomma in questo caso non è un problema. Però lo dicono anche, io ho sentito dire, anche come quando si parla tra virgolette, poi ormai è entrato nel lessico ufficiale. Per quanto riguarda il discorso delle macerie, appunto, ripeto, noi siamo qui per parlare di tutto, ma in realtà sono operazioni che provengono da lontano, e il problema delle macerie è stato un problema importante, in particolare nella storia, proprio la dislocazione delle cose. Però si va da una situazione che è assolutamente forse anche paradossale, che è quella che ha portato il professor Borri, che porto anch'io, ma riguardo alla riutilizzazione delle macerie, delle disgregazioni degli edifici monumentali, e che quindi lo si possa riprendere un'anima dell'edificio riprendendo le pietre, rimettendole come fossero quelle originali. Al problema, ho delle foto che non ho fatte vedere, della rasatura purtroppo delle alture di Arquata, di Pescara, di Amatrice, praticamente è la rasatura totale, si è persa qualsiasi tipo di identità e si è scomparso. Ma io mi domando sempre, nel momento in cui c'è proprio questa demolizione, la presenza anche dei proprietari, come andare a ricercare qualcosa di privato all'interno di una demolizione che ha invece una sua, come dire, una sua metodica, che non è sicuramente quella della selezione, no, in particolare. Il terremoto è qualcosa che distrugge tutto, e distrugge tutto anche nel prosieguo. È vero anche che abbiamo, e non lo dice mai nessuno, abbiamo un terremoto così disfattivo e distribuito in quattro regioni, l'abbiamo detto, per cui non è facile fare un discorso di minimizzazione delle cose. Io mi sforzerò sempre di dire non cratere, ma area offesa dal sisma, interessata dal sisma. Su questo non ci sono dubbi, non l'ho mai detto, non avete mai sentito dire cratere da nessuna parte, non c'è neanche registrato da nessuna parte. E riguardo al discorso dei sassi, è una cosa difficile, perché non so, mi piacciono le iniziative, ma non saprei come risolverlo, ecco, questo è quanto. E poi non fa parte della nostra cosa. Il concetto. Sì, sì, hai ragione, anche macerie. La guerra è qualcosa che gli uomini mettono in atto, un esercito contro un altro, e distruggono i propri patrimoni. Certo, c'è abbiamo un nemico che è il sisma. Che noi non possiamo correre dietro all'atto bellico. Però è molto più difficile, il residuo del sisma è molto più difficile, il prodotto del sisma, la disgregazione del sisma, ecco. La macerie, ci abbiamo un nemico, ce l'abbiamo in questo caso, è come fosse uno che ha bombardato ed è il sisma di per sé. Ci sono altri quesiti. Dai, qualche quesito che rientra nelle nostre logiche, prego. E non perché questo fosse estraneo, ma che era molto di tipo umanistico e caratteriale. Le mie marche, perché sì. Secondo la ricostruzione che faccio, 20 anni fa, 18 anni fa, non era possibile.
era meno disfattivo, però. Non abbiamo questo grande ruolo, prego. Prego, avete il microfono? Che fine ha fatto? Ce lo dà. Ecco. No, ancora no, non si sente. Eccolo, ecco. Rimani lì. Allora, che si parli di disgregazione muraria è solo da ora. Solo da ora, sì. Invece è solo, fammi, è solo da ora e non è un merito, ma è una constatazione che è venuta spontaneamente ad Antonio Borri e a me. Questo lo registriamo, è solo da ora. E ti assicuro che tutto. Aspetta, no, è solo da ora che è stata suscitata nell'ambito della divulgazione, perché poi ognuno di noi ha sicuramente la propria opinione sul comportamento del terremoto. Allora, questa cosa è stata affrontata da adesso e la cosa particolare è che stiamo cercando attraverso Andrea Ceda di farlo permeare. Perché? Perché nel mio intervento è mancato un pezzo piccolo, che era quello più importante, colpa di Andrea Dari che mi ha tolto la parola, è mancato un pezzo, che è questo. Perché facciamo questi discorsi? Perché noi dobbiamo assolutamente trasferire ai professionisti il primo compito, che è quello che hai suscitato tu, cioè prima dobbiamo ridare, uso questi termini sempre, la dignità e la rigenerazione muraria agli elementi murari, perché questi possano essere poi soggetti ad una modellazione fisico-matematica. Altrimenti è come mettere le forze sulla panna e mettere le forze su niente. E questo purtroppo è mancato, perché tutta questa mia prolusione riguardando quello che manca, la disgregazione, sali, scendi delle accelerazioni e degli spostamenti, perché far capire che è l'incertezza? Perché poi alla fin fine bisogna dire, signori, aspettate un attimino, prima di far diventare l'edificio modello, fatelo diventare edificio, fatelo ridiventare edificio, altrimenti si perde la situazione. Questo purtroppo non permea, e dico e finisco, l'ultima cosa, che sto ascoltando tutti da tutte le parti, perché con YouTube ormai si vedono tutte le... Che cosa succede? È che quello che è... diciamo il modello comune è che dove si vede disgregazione muraria non viene neanche toccato, è una cosa che vuole il Padre Eterno, cioè il fatto è, si comincia a ragionare sempre dagli schemi di rottura, da quelli che io ho detto, signori, non funzionano.
Cioè, la cosa particolare è che se io voglio fare una normativa o applicare una normativa, io devo partire dagli schemi di rottura, laddove ci sono le lesioni, ancora tutto in piedi, si è rotto, si è fatto... Cioè, quello è lo schema di rottura. Ma quando sentite parlare di gente che si interessa anche di normative, e gli dite, ma questa roba che si è sgretolata, come la viviamo, non, si è, non fa parte del nostro, purtroppo, della nostra scienza. Scusami, ti ho interrotto, ma era la cosa pure che contesto in questo è che c'è stata una demonizzazione, come già avete detto voi, degli interventi col cemento armato. Il cordolo di sommità, se non è estremamente rigido, secondo me rilega molto bene la struttura. Non è che bisogna considerare che, cioè cambiare mentalità e cominciare a considerare che dobbiamo ragionare in termini di resistenza, d'utilità e rigidezza, cosa che invece ci contestano, perché non puoi toccare quel muro perché vale la rigidezza. Questo è quello che è scritto pure sulla normativa, no? Sugli interventi locali non possiamo modificare in nessun modo la rigidezza o che altro, perché sembra che facciamo crollare il palazzo. Però con che lo rafforziamo sti muri o queste cose? Io rimango sbalordito da chi ci controlla certe cose, che poi dopo ci impedisce di operare in una certa maniera. Arriva un'altra volta edifici di tipo B che sono stati riparati con i concetti che non si poteva in qualche maniera migliorare, mettendo magari un intonaco armato con una rete in fibra di vetro, perché non c'è il CIT, ci dicono, e allora che facciamo? Arriva un terremoto di quarto grado, ritorniamo alla situazione di due mesi fa, quando avevano fatto i lavori. Fino a che non arriva il CIT, sono per prezzo, no. Però questo ci vuole qualcuno che recepisce queste cose, perché sì. Se no presentiamo i progetti e ci vengono continuamente contestati. Però mi si deve dire perché quando facciamo queste nostre riunioni, e poi ti lascio, perché quando facciamo queste nostre riunioni, quelli che sono... Perché quando facciamo queste nostre riunioni le tue considerazioni non vengono accolte, e quindi non partecipano le persone che dovrebbero in qualche maniera recepire, e perché sembra che siamo solo ad elevarci, a confrontarci di cultura perché altri già sanno. Questa è una cosa che è assolutamente illogica, no? Altri già sanno tutto e quindi non partecipano perché sanno tutto. La cosa che mi va veramente avvilimento è proprio il fatto che io non so e quindi mi confronto con voi. Venite, parliamo, io rettifico, ho detto che i miei schemi di collasso li ho assolutamente rettificati e li ho pubblicati personalmente, quindi ne faccio ammenda. Altri purtroppo hanno la certezza infusa. Scusami Antonio. No. Assolutamente. Dunque, ci sono vari problemi e sono problemi complessi, questo bisogna riconoscerlo, e c'è soprattutto, e questo diciamo è un'osservazione anche del tutto attuale, c'è un caos generalizzato. Il caos a cui mi riferisco in modo specifico è il fatto che si fanno le leggi ma non si pensa a quelle che sono le conseguenze possibili. Cioè, è uscito l'anno scorso a luglio questa legge che prevede conseguenze penali per i direttori dei lavori che mettono in opera materiali che non hanno questi CIT, però è stata, diciamo così, è uscita questa legge e non si sono domandati, sì, ma i CIT, i materiali che stanno mettendo, che hanno messo per anni fino ad ora, in che situazioni stanno? Quindi c'è stata questa mancanza di attenzione nei confronti delle priorità, ecco. Questa è la situazione, però, che ci vogliamo fare? D'altra parte, dal punto di vista politico, c'è oggi un ministro dal quale si possa andare a dire ma bisogna uscire, non uscire, è stato provato, perché il problema è un problema enorme, soprattutto per le zone della ricostruzione, il fatto di non poter usare materiali che sono stati usati correntemente e in maniera industriale finora è un problema grosso, enorme, e diciamolo,
ci vorrà tempo prima effettivamente ci siano questi CIT. Dal Consiglio Superiore devono uscire fuori ancora le linee guida per la qualificazione dei materiali, e quando usciranno queste linee guida ci vorranno mesi prima che le aziende riescano a portare la domanda supportata da sperimentazione al Ministero, e il Ministero si prenderà il tempo che si vorrà prendere per emanare i CIT. Quindi fino ad allora è difficile. Il discorso di interventi locali o con le reti o senza le reti, il problema è questo, anche lì nasce da un fatto normativo. La normativa prevede questa differenza ormai da tanto tempo: interventi locali, interventi di miglioramento, interventi di adeguamento. Se uno va a cambiare la rigidezza di una parete, cambia il comportamento di quella costruzione. Quindi c'è poco da fare, si rientra nel discorso del miglioramento. Un passo avanti è stato fatto l'NTC 2018, alcuni interventi possono essere fatti, e lì c'è scritto che sono ancora interventi locali, ma se uno interviene con l'intonaco armato, rete in fila di vetro o no, comunque è un intervento che rientra nel miglioramento, a meno che quella rete non sia una rete leggera. Qui si entra in una sfera, diciamo così, interpretativa. Alcuni geni civili la vedono in un modo, altri la vedono in un altro, anche qui si rientra nel discorso del caos. Ogni zona ha così il suo funzionario, il suo dirigente che interpreta liberamente. È una situazione veramente complicata, complessa, bisogna cercare insomma di fare ciascuno di noi del proprio meglio e adattarsi alla situazione in attesa di momenti migliori che sicuramente arriveranno. Prima o poi ci saranno questi CIT, perché i procedimenti stanno andando avanti, e prima o poi si ripartirà in armonia e serenità. Ecco, in attesa bisogna fare come i naviganti quando c'è la tempesta, andare sotto e aspettare insomma la tempesta passi. Ecco. Ci sono altre domande? Allora, se non ci sono altre domande, volevo segnalare una cosa prima dei saluti finali, che questa è la settima tappa. In ogni tappa abbiamo avuto degli ospiti diversi, il professor Falsone a Messina, il professor Recupero a Palermo, il professor Aversa a Napoli, Braga a Perugia e qualcun altro. Trovate tutti questi video su Ingenio. Le stesse relazioni che avete viste oggi di Mariani, come ha detto Massimo, io l'ho un po' compresso, però Massimo ha avuto la cura di trattare i temi sempre con diciamo delle vedute diverse. Quindi andando a rivedere gli altri video potete vedere anche altri aspetti trattati da Massimo sui temi dell'utilità della disgregazione. A Pugi ho chiesto di poter trattare in ogni suo intervento un esempio diverso, e Cecilia Zampa sta anche lei affrontando i temi che abbiamo visto oggi in modo, ogni volta con una visione diversa. Insomma, stiamo cercando di costruire un percorso in cui le relazioni non si esauriscono nel corso di un singolo evento. Quindi potete trovare molte più informazioni su Ingenio, e pian piano continueremo a pubblicare. Massimo, a te la conclusione. Intanto ringrazio tutti, devo segnalare che dopo le 6:30 fino a poco fa era in sala di un paio di 62 persone contro 108 invitati, vuol dire che più del 50% si è fermato quando si è capito che andrà in crediti non contasso più voi. Un bel segnale. No, ottimo, ottimo, ci mancherebbe. C'è poco da aggiungere. Io ringrazio il professor Borri perché è stato squisito nell'accettare poi questa parte finale, che è sempre quella riepilogativa, e poi come dire, recepisce poi un po' gli stimoli di tutti gli altri. Ci siamo accorti che questo nostro cammino sta ottenendo dei risultati. Mi dispiace perché poi suscito solamente dubbi, ma ci sarebbe, come vedete le immagini che passano, ci sarebbe molto da dire sugli interventi.
con il presidente organizziamo qualcosa che mi possa accogliere, perché ecco, sarebbe interessante far capire che cos'è un intervento di consolidamento col poliuretano oppure un intervento di consolidamento con delle funi di acciaio in catenaria presollecitate, interventi di messa in sicurezza di questo. Cioè facciamo un'altra cosa, non c'è tempo, io vado sempre via quando me ne vado un po' rammaricato di non aver potuto dire, ma in realtà è questa l'impronta che stiamo dando, quindi cambiamo il target e io ci sarò di nuovo, se volete, sicuramente per affrontare temi che sono appunto anche di trasferimento del sapere, come dicevamo, ma il sapere pratico dell'arte, come diciamo sempre, e dell'artigianato dell'ingegneria. Quindi vi ringrazio tutti, in particolare il professor Borri e tutti gli altri relatori. Massimo, ti rubo l'ultimo saluto solo per dire che raccolgo la tua provocazione e lancio qui una call. Mi piacerebbe che i professionisti potessero prendere in considerazione anche di spostarsi per un evento che valga la pena di essere visto. Quindi lancio la call per poter organizzare, diciamo, nell'autunno un bel incontro di un paio di giorni sul tema delle murature, ricordando Mastro di casa. Quindi ingegno ci sarà, vediamo se riusciamo a trovare